Stavano l'uno di rimpetto all'altro al confluente, per dir così, delle due viottole. Un di costoro a cavalcioni sul muricciolo basso, con una gamba spenzolata al di fuori e l'altro piede posato sul terreno della strada. Il compagno in piedi, appoggiato al muro, con le braccia incrociate sul petto. L'abito, il portamento e quello che, dal luogo dove era giunto il curato, si poteva distinguere dell'aspetto, non lasciavano dubbio intorno alla loro condizione.